Siamo con Giorgio Sbafo, un locale pienissimo di gente, però non solo a quest'ora, ce ne parli. Allora, noi siamo aperti dalle 7 del mattino fino alle 2 di notte, diciamo così tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, per tutti i giorni dell'anno. Naturalmente alle 7 del mattino facciamo le colazioni, poi piano piano si diventa l'aperitivo del mattino e poi il caffè, il pomeriggio con il cioccolato, il tè, naturalmente nel frattempo sempre gelato, poi di nuovo l'aperitivo e poi dopo cena. È così, ovvio, nel fine settimana il locale è un più pieno, perché comunque non ci dimentichiamo che stiamo a Porto Recanati, stiamo al centro di Porto Recanati. Ovvio che noi il mattino facciamo anche animazione per bambini ogni tanto, con del magole, o abbiamo una zona proprio dedicata ai bambini. Ci abbiamo i clienti di tutte le età, però facciamo molta attenzione anche alla preparazione dei cocktail, all'aperitivo, le torte, il cioccolato, la lavorazione del cioccolato, un po' di pasticceria la facciamo. D'inverno, siccome fa un po' più freddo, noi facciamo un po' di musica dal vivo e adesso inizieremo a preparare degli aperitivi a tema, delle serate con un pizzico di gastronomia. Adesso ne butto una lì così per farvi capire un po' cos'è. Faremo un aperitivo in cui si parlerà di peperoncini, cioè c'è qualcosa di nuovo, di diverso, un po' di spettacolo. Presentazione dei libri abbiamo fatta, mi sto organizzando per fare delle serate di, chiamiamolo pseudo cabaret, perché è a metà tra il cabaret e la recitazione. Questo qui lo faremo da gennaio in poi. E poi comunque diciamo che questo è un locale all'aperto e chi sta qui sa che può succedere sempre qualcosa, che arriva sempre quel personaggio, anche perché, ripeto, stiamo al centro di Porto Recanati, ogni tanto arriva anche, non so, il personaggio famoso, quelli che chiamiamo VIP, e è già uno spettacolo vederli. Poi abbiamo tante belle donne. Marco Meoni, una grande passione per pallavolo, però anche per il gelato, com'è? Allora, intanto, avendo giocato 7 anni nella Lube Macerata, mi sono legato non solo per il lavoro ma anche per il cuore a questo bellissimo territorio. Ho conosciuto Giorgio, mi ha dato questa grande opportunità di poter collaborare con lui e dal 2001 sono socio insieme a lui, appunto, da Giorgio a Porto Recanati. Man mano che smettevo di giocare l'estate mi sono appassionato a questo bellissimo lavoro, ho iniziato a fare dei corsi, seguo i fornitori e ormai da 3 anni seguo a pieno quello che è la produzione del gelato artigianale che facciamo noi e della lavorazione del cioccolato. È una passione che mi ha preso tantissimo, non pensavo, e devo dire che la soddisfazione che si prova a giocare davanti a tantissima gente, quindi dare spettacolo, è la stessa che provo a dare piacere nell'assaggiare un dolce. Esatto, è una cosa che non mi aspettavo di trovare. E poterlo fare in un locale come Giorgio è un onore chiaramente per me. È un locale molto vivo, che ha talmente tanti progetti che sono impossibili anche da elencare, vero? Sì, adesso la programmazione di Natale fino al periodo natalizio è molto molto vasta. Adesso dire tutti gli appuntamenti sarebbe abbastanza lungo e non abbiamo tempo, però sicuramente andando su Facebook, sulla nostra pagina Gelateria Giorgio, Giorgio va bene, e su Instagram si possono trovare puntualmente, elenchiamo le serate del venerdì sera con il DJ set, il sabato sera con il DJ set, facciamo ogni musica dal vivo durante la settimana e ogni tanto abbiamo degli appuntamenti per i bambini con il mago, con i giochi, quindi le iniziative sono parecchie. Ripeto, utilizziamo i social al massimo per cercare di sfruttare per arrivare a più gente possibile. La location è fantastica perché siamo sulla piazza di Porto Recanati, è un paese, nonostante sia un paese di mare, è vivo per 365 giorni l'anno, tanti quanti giorni che siamo aperti, perché non facciamo giorni chiusura, lavoriamo tutto il giorno e cerchiamo di, a chi entra e chi varca quella porta e chi sta vicino al nostro locale, di farlo stare bene, farlo sentire come fosse a casa propria, degustando magari un prodotto di alta qualità. Didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is love. Ci fa un bel invito a tutti quanti quelli che non sono ancora venuti qui. Allora, secondo me ci sono tanti buoni motivi per venire a Porto Recanati. La gelateria Giorgio è sicuramente il più importante di tutti. Grazie, ciao. See, the children.